l'onorevole Luciano Ciocchetti, vicepresidente della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Onorevole, prego, si accomodi. Intanto diciamo ci ha alzato l'audience, l'onorevole, perché è aumentata, siamo a 1428 collegati sui nostri canali. Prego, onorevole Ciocchetti, scelga un microfono, tanto sono tutti aperti. Le lascio la scena. Si sieda, le lascio la scena. Senza domande. So che lei ci intratterrà sul pilastro sociale dello sviluppo sostenibile. Allora, mi siedo anch'io. Sì. La politica... Dai, le faccio compagnia. È più simpatica. La politica ha un ruolo fondamentale di indirizzo, no? Perché comunque va bene il liberismo, però bisogna, parte prima, cioè a volte ci vuole qualcuno che dall'alto ci dica come dobbiamo agire, no? E poi diventano comportamenti virtuosi, però un indirizzo ci deve essere. Ma intanto grazie a Francesco Tamburella per questa opportunità e per questa grandissima iniziativa. Vi ho avuto modo di leggere l'intenso programma delle tre giornate, è una cosa veramente importante, significativa, mette insieme tanti aspetti della nostra società. La politica dovrebbe fare la mediazione degli interessi e quindi dovrebbe cercare di mediare gli interessi e soprattutto indirizzare una direzione dello sviluppo, delle politiche sociali, delle politiche sanitarie, delle politiche economiche, di tutto quello che in qualche modo poi tocca la vita quotidiana di ciascuno di noi, delle imprese, delle persone, di chi vive in condizioni di difficoltà. Quindi credo che sia un'azione, debba essere considerata un'azione particolarmente importante, su cui chiaramente ci sarebbe bisogno anche che da parte della società civile cosiddetta ci sia maggiore partecipazione, perché negli ultimi anni c'è stato un certo allontanamento, sicuramente colpa della politica, dei partiti e compagnia varia, ma credo colpa anche del fatto che nel nostro paese, un po' in tutto il mondo occidentale, sono venuti un po' meno i cosiddetti corpi intermedi, quelli che in qualche modo legavano il rapporto diretto tra il cittadino e il Parlamento, le istituzioni, il governo e le altre varie istituzioni locali. Penso ai sindacati, penso alle rappresentanze delle imprese e compagnia varia, hanno perso sicuramente un ruolo importante. E noi abbiamo assolutamente bisogno invece di riscoprirlo in tanti campi, anche in quello di cui si parlavate prima, che è il tema del rapporto con le associazioni, il terzo settore. Il direttore Roberto Natale parlava della riforma fatta dal governo Renzi del terzo settore. In questi giorni alla Camera, io sono stato il relatore, abbiamo fatto delle modifiche a quel codice del terzo settore proprio per semplificare la vita delle associazioni, soprattutto di quelle medio-piccole, che svolgono oggi nel nostro paese un ruolo assolutamente fondamentale, sia come imprese sociali, ma anche proprio come ruolo di assistenza, di aiuto, di sostegno di tantissime altre realtà. Io penso che la differenza dagli altri paesi, per esempio quello che accade in Francia, quello che accade a Parigi, sia proprio la presenza nel nostro paese di un grande volontariato, di un grande terzo settore che svolge molte volte anche funzioni e azioni in sostituzione di quello che dovrebbero fare le istituzioni, e quindi sostenerle, aiutarle come fa la RAI con gli impegni per sostenere alcune realtà, non solo quelle più famose come Teleton o l'Associazione Italiana di Ricerca per il Cancro, ma tante altre realtà piccole, assolutamente fondamentali. Noi abbiamo voluto semplificare la vita di queste realtà proprio perché abbiamo contezza del fatto che svolgono un lavoro straordinario, dal piccola associazione del quartiere a quelle più grandi che fanno in campo sanitario, in campo sociale. Io da vicepresidente della Commissione Sanità della Camera dei Deputati ho scoperto un mondo di società dei pazienti, per esempio, di associazioni dei pazienti, che è un mondo incredibile, nel senso che sono persone che hanno avuto problemi, patologie particolari, anche molto
invalidanti, croniche e compagnia varia, ma che si mettono insieme per aiutare gli altri, svolgendo un lavoro insieme alle società scientifiche, cioè i medici, i professori, i ricercatori, gli universitari e compagnia varia, per tentare di dare un miglioramento delle cure. Insomma, il nostro è un sistema complesso che non tutti conoscono appieno, però è un po' un modello italiano che abbiamo solo noi, perché in altri paesi un modello di questo genere non esiste, quindi noi dobbiamo valorizzarlo, dobbiamo farlo crescere, dobbiamo sostenere, a proposito di sostenibilità, perché la sostenibilità non è solo appunto il rispetto delle cose ambientali, giustamente, e compagnia varia. Poi io sono il presidente dell'intergruppo One Health in Parlamento, e noi stiamo portando avanti proprio questo impegno per fare in modo che salute umana, salute ambientale, salute animale possano, diciamo, essere rispettate e portate avanti all'interno di ogni atto che il governo e i governi portano avanti e il Parlamento approva, oppure le regioni e i comuni. E stiamo cercando di dare una serie di indirizzi, di proposte, di programmazione, coinvolgendo quello che dicevo prima, cioè i corpi intermedi, le società scientifiche, le società dei pazienti, le associazioni dei pazienti, tutti quelli che in qualche modo lavorano in questi campi, nei vari campi che appunto sono questi tre grandi silos, che dobbiamo non più far lavorare separatamente, ma dobbiamo far lavorare insieme, integrando quindi le politiche che poi uno Stato porta avanti. Senti, io volevo, parliamo dei problemi dei donatori. Il donatore, cioè chi sostiene il terzo settore. C'è stata molta confusione dopo l'affare famoso del Pandoro, del panettone, delle uova, tutte queste cose qua, e soprattutto le piccole associazioni, gli enti del terzo settore, lamentano un calo delle donazioni. So che voi avete lavorato molto per mettere ordine, avete definito questo particolare, esiste un obiettivo nuovo, cioè come poter controllare meglio, se è possibile farlo. Sì, allora intanto dobbiamo anche qui avere la capacità anche della comunicazione di distinguere i casi, perché non tutti sono il Pandoro, il panettone o l'uovo che abbiamo vissuto. Noi abbiamo un volontariato incredibile che vive di donazioni, vive di sostegni economici dai 10 centesimi fino a cifre più alte, e quindi dobbiamo assolutamente ribadire che la maggior parte delle realtà sociali e del terzo settore che svolgono questa attività sono persone serie che non utilizzano questo motivo per farsi pubblicità e per guadagnare sulla povera gente. Quindi questa è una cosa, prima cosa importante. Chiaramente è stato definito in Consiglio dei Ministri un disegno di legge per ridurre i rischi di questa vicenda che abbiamo visto, su cui sono in corso indagini da parte dei vari organismi dello Stato. Questo disegno di legge, che verrà adesso, è al Senato, e quindi appena sarà approvato al Senato poi verrà alla Camera e diventerà operativo, insomma stabilisce una serie di regole di controllo più forti, nel senso che bisogna comunicare prima di fare campagne come quelle che appunto erano legate a dei beni commerciali, ci sia bisogno di fare una serie di comunicazioni formali, e anche le eventuali pene saranno molto più forti, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista penale e civilistico, perché riteniamo assolutamente che noi dobbiamo preservare quello che dicevo prima, questa grande forza che esiste nel nostro paese. Non dobbiamo far perdere la fiducia del cittadino. Purtroppo non abbiamo avuto solo questi casi, abbiamo avuto pure in passato altri casi simili, e quindi chiaramente, soprattutto quando una donazione è legata alla vendita di beni commerciali, altra questione sono campagne di raccolta per obiettivi precisi, specifici, come fa Teleto, come fa l'Associazione Italiana di Ricerca del Cancro, e quindi che sono soprattutto legati alla ricerca e all'assistenza, quindi, oppure quello che fanno gli IRCCS, gli istituti di ricerca a carattere
assistenziale e scientifico, che anche loro tra il 5 per 1000 e altre realtà svolgono un'azione assolutamente importante, c'è bisogno che ci sia una comunicazione preventiva su quello che si prevede, quanto verrà donato, quanto verrà comunicato e il rapporto tra l'eventuale donazione e il ricavato, che appunto commerciale e non sociale, che verrebbe prodotto da questa realtà. Quindi speriamo che possa essere approvata al più presto, perché credo che sia necessario restituire fiducia ai cittadini italiani. Ma i controlli chi li fa? I controlli sono deputati agli organi che esistono già. Noi abbiamo già un garante della concorrenza, abbiamo la Guardia di Finanza, e saranno sicuramente loro i primi due soggetti che avranno maggiori poteri di controllo e di verifica. Allora, prima di lasciarla andare, ne approfittiamo. Allora, lei presiede One Health. Allora, c'è grande polemica in corso sui conti della sanità, perché da un lato il governo dice che in realtà è aumentato, no, l'investimento, la spesa sanitaria, poi in realtà attualizzando con l'inflazione eccetera eccetera risulta diminuito. C'è indubbiamente in Italia, come ricordava prima lei, un modello virtuoso di sussidiarietà, no? In cui il privato e il terzo settore in realtà vanno a collaborare col pubblico per riuscire a fornire un servizio completo, insomma, il più possibile puntuale. Quindi... Allora, la questione è molto più complessa della semplificazione che fanno alcuni esponenti dell'attuale opposizione, oppure che fanno alcuni giornali. Noi abbiamo vissuto fino al 2019 un sistema di definanziamento della sanità. Ogni governo che ha governato fino al 2019 ha tolto risorse, ha tagliato posti letto, ha ridotto servizi, con la logica della spending review, quella che abbiamo vissuto fino al Covid, diciamo. Sì. Il Covid è stato un po' lo spartiacque di un sistema che fino a quel momento diceva che dovevamo risparmiare, tagliare, perché si spendeva troppo. Purtroppo si è tagliato in maniera indifferenziata, non entrando nel merito delle vere voci che andavano tagliate, e sicuramente la sanità non andava tagliata. Arriva il Covid, quindi nel 2019 il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale fu di 115 miliardi di euro. Siamo a parlare del 2019, non 100 anni fa, parliamo esattamente di 5 anni fa. Poi arriva il Covid, chiaramente vi ricorderete che il governo Conte fece lo sforamento di bilancio di circa 200 miliardi per poter aiutare le imprese, aiutare i cittadini, fare interventi. Giustamente bisognava creare debito per fare questo, e di quei 200 miliardi 18 miliardi furono messi in più sul sistema sanitario nazionale per pagare le prestazioni legate al Covid e quindi a tutte le difficoltà. Dopo tanti anni che non si assumeva più nessuno, sono iniziati ad assumere personale e compagnia varia. Ma il PIL italiano nel 2020, il prodotto interno lordo, è crollato di 10 punti. Quando io quindi crolla il PIL di 10 punti, metto 18 miliardi in più sul sistema sanitario nazionale per fronteggiare il Covid, è chiaro che aumenta nel rapporto tra PIL e debito, tra PIL e Fondo Sanitario Nazionale, aumenta dal 6 circa al 7,2, ma il problema è che poi i governi successivi, quindi il governo Draghi, prima il governo Conte 2, il governo Draghi, hanno mantenuto i 115 più 18, fino al governo Draghi che arrivò a 124 miliardi di euro nel 2022. 124 miliardi di euro. Noi nel 2023, primo bilancio del governo Meloni, abbiamo messo 132 miliardi. Nel 2020,
2024, cioè l'anno in corso, abbiamo messo, siamo arrivati a uno stanziamento di 134 miliardi. Si dice ma l'inflazione, allora il 60% della spesa sanitaria è costo del personale. Non esiste più la scala mobile in Italia, quindi l'inflazione non la contiamo. Non agisce. Certo. La spesa farmaceutica rappresenta il 15% della spesa sanitaria. I prezzi sono contrattati, cioè nel momento in cui un'azienda farmaceutica fa una proposta all'AIFA per introdurre nel mercato in fascia A, in fascia B dei farmaci, quel prezzo è stabilito e non muta con l'aumento dell'inflazione. Un altro 20% è una percentuale legata agli appalti. Gli appalti sono determinati a monte perché sono pluriennali e quindi non incide l'inflazione. Quindi diciamo che l'inflazione nel campo del servizio sanitario nazionale è inciso solo per la parte energetica, cioè il pagamento delle bollette, della luce, del gas, del condizionamento, delle cose che insomma hanno dei beni di utilizzo quotidiano. Per il resto no, oltretutto noi abbiamo sistemi introdotti precedentemente sulla spesa farmaceutica e sui medical device che prevedono il payback, cioè quindi a un certo punto se le regioni sforano quanto è il tetto stabilito per legge a livello nazionale, le imprese che hanno venduto farmaci o hanno venduto medical device dalla siringa fino allo stent per eventuali interventi coronarici pagano restituiscono allo Stato e alle regioni una differenza. Quindi questa parte qui assolutamente non incide marginalmente. Poi mi dite c'è bisogno di più soldi, è chiaro che c'è bisogno di più soldi, lo sappiamo, dobbiamo recuperare un gap di tanti anni, abbiamo un sistema complesso, abbiamo un aumento della vita media, perché questo è il problema vero che abbiamo di fronte noi. Abbiamo un aumento della vita media da una parte, grazie a Dio siamo il secondo popolo del mondo che vive di più dopo il Giappone, e quindi però questo fa aumentare le malattie croniche, fa aumentare la necessità di assistenza e quindi sicuramente c'è bisogno di adeguare la nostra risposta sanitaria. Abbiamo un aumento anche qui grazie alla ricerca di tecnologie, di nuove cure, di farmaci innovativi, di terapie avanzate, di tante altre cose che in questo momento stanno cambiando il mondo. Cioè malattie che fino a un anno fa non potevano essere curate, oggi grazie alla CAR-T, alle terapie avanzate, ai farmaci biologici, alla capacità della chirurgia importante, cioè è chiaro che questo fa aumentare la necessità di costi, però a monte di tutto questo a nostro avviso c'è un problema di organizzazione, perché noi sprechiamo un sacco di soldi in questo settore. La medicina difensiva relegata alla responsabilità medica, alle denunce e compagnia varia, costa 10 miliardi di euro, perché i medici per non farsi denunciare invece di fare il medico e quindi di definire inappropriatezza le prestazioni necessarie per quella ipotesi di patologia ne fanno altre 100, fanno ATAC quando non serve, la risonanza quando non serve e compagnia varia. Cioè noi dobbiamo intervenire sull'organizzazione del sistema, e l'ultima cosa l'abbiamo vista durante il Covid. Noi abbiamo un forte sistema ospedaliero ma abbiamo un debolissimo territorio. Cioè noi dobbiamo lavorare, è l'obiettivo di legislatura che abbiamo di fronte e che ha di fronte il ministro Schillaci, per fare in modo che il territorio diventi nuovamente un punto di riferimento essenziale. Oggi il cittadino che ha un problema si rivolge direttamente al pronto soccorso nel 90% dei casi, perché non trova sul territorio una risposta, deve trovare una risposta, soprattutto per le patologie che non hanno bisogno del ricovero ospedaliero. Quindi il prossimo anno e l'anno successivo, con l'attuazione e l'atterraggio finalmente dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, saranno realizzate e entreranno operative le case di comunità, una ogni 50.000 abitanti, su tutto il territorio nazionale, che saranno il filtro tra il medico di medicina generale e l'ospedale. E poi c'è un altro architrave che va riorganizzata.
Noi abbiamo tanti pazienti che non possono tornare a casa perché sono vecchi, vivono in solitudine, non hanno assistenza familiare, compagnia varia, che rimangono a bivaccare nei reparti soprattutto di medicina degli ospedali, e ci costa 700 euro al giorno, anche quando non ne hanno più bisogno di un'assistenza di alta intensità. Abbiamo bisogno di strutture a bassa intensità, cosiddette post-acuzie, che siano in grado di accompagnare i pazienti che non possono entrare a casa. Anche questo è un architrave di riorganizzazione. E poi il potenziamento delle attività domiciliari, che sono anche queste troppo poche, ma la missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede appunto uno stanziamento importante per cui le regioni possano aumentare le prestazioni domiciliari. E l'ultima cosa è la tecnologia. Parte finalmente la digitalizzazione di tutto il sistema, un unico portale nazionale interoperabile in cui tutte le regioni e tutte le aziende sanitarie locali dovranno collegarsi con i loro sistemi informatici. Digitalizzazione significa avere i dati, che oggi in molti casi non abbiamo, per cui noi non sappiamo quanta gente va 50 volte l'anno al pronto soccorso. Ci sono delle persone che quotidianamente vanno al pronto soccorso, che probabilmente in molti casi non ne hanno bisogno, e quindi noi potremmo intercettarli e andarli a trovare a casa e curarli a casa. Quindi un sistema organizzato che abbia contezza dei dati, che migliori la possibilità di fare ricerca e clinica, e soprattutto che sia in grado di poter anche verificare dove ci sono delle difficoltà e quindi poter intervenire direttamente e anche singolarmente. E poi il fascicolo sanitario elettronico. Finalmente avremo, ne parliamo non so da quanti anni in Italia, di avere un sistema con un fascicolo sanitario elettronico collegato al nostro tesserino sanitario o a un codice che sarà definito nei prossimi mesi, su cui Agenas sta lavorando come agenzia digitale di sanità, che anche questo nazionale, che sarà messa a disposizione. Io paziente che ho il mio medico di medicina generale oppure vado da una specialista e carica tutta una serie di dati, di analisi, di diagnostiche, di altre realtà, poi vado da un altro medico senza dovergli raccontare nuovamente, troverà la mia, l'anamnesi, la mia situazione clinica, e quindi non ci sarà più la necessità di dover insomma fare ogni volta quello che capita a ognuno di noi quando cambia medico o va da un altro specialista. E tutto questo poi è legato sia per la parte assistenziale ma anche per la parte ricerca, che è assolutamente fondamentale. E noi oggi avevamo un problema grosso che abbiamo risolto 24 ore fa. Abbiamo il problema grosso che, mentre per la parte assistenziale il garante della privacy ci consentiva di poter dare un unico consenso da parte del singolo paziente, sulla parte assistenziale ogni volta che il soggetto entrava in uno studio clinico per fare ricerca avrebbe dovuto dare un nuovo consenso. Cioè, pensate cosa significava questo. Cioè, anche i soggetti morti dovevano andare a cercare gli eredi che danno il consenso per fare ricerca. Significa che in Italia non si faceva più ricerca, e l'abbiamo risolto perché un mio emendamento è stato approvato nel DL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che finalmente semplifica anche questa procedura. Si darà un consenso una volta sola e quello varrà per l'eternità, finché io non lo ritiro il consenso, come nel caso delle donazioni di organi o di altre questioni. Quindi stiamo cercando di lavorare a profondamente riorganizzare il sistema. Grazie. Grazie, grazie onorevole Ciocchetti. Grazie. Allora, adesso